Siamo così arrivati alla centesima puntata di Pillole da Montecitorio, è la settimana che va da lunedì 22 novembre a giovedì 25 novembre. Diciamo che sarebbe stato meglio che la centesima puntata coincidesse con la settimana della metà di dicembre, perché forse lì riusciremo a capire che cosa succede effettivamente di questo governo e di questa legislatura. In realtà probabilmente sarà sulla puntata 101-102, vedremo che cosa succede. E allora siamo qui a trattare di questa centesima puntata che invece, diciamo, mantiene tutto quello che in realtà in queste ultime settimane sta accadendo, cioè un'incertezza assoluta da parte del governo e della maggioranza, che continuano a praticamente andare in minoranza almeno un paio di volte a settimana, e questo è accaduto anche questa settimana. Ma andiamo per ordine. Lunedì, come di consueto, con la seduta che è iniziata alle 10.30, abbiamo fatto la discussione generale di una serie di provvedimenti, intanto ovviamente le norme in materia di organizzazione dell'università, cioè il famoso provvedimento Gelmini, per il quale praticamente tutti gli studenti d'Italia e professori stanno manifestando un po' ovunque, da Pisa a Roma, da Firenze a Bologna, ovunque. Poi abbiamo affrontato un provvedimento di un deputato della maggioranza, Foti, che prevede interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, e abbiamo affrontato anche la discussione generale invece di una mozione di più mozioni che riguardano le iniziative concernenti la tutela della qualità e del pluralismo dell'informazione nel servizio pubblico radiotelevisivo, una di queste presentata da Futuro e Libertà, e poi una mozione Bersani e altri, il segretario del Partito Democratico, riguardante iniziative in materia di riforma del sistema fiscale, e da ultima la mozione che revoca la mozione di sfiducia sostanzialmente al ministro Bondi. Questa è stata la discussione generale di lunedì. Martedì abbiamo iniziato con un provvedimento che ci portavamo dalla scorsa settimana ed è la prima occasione nella quale il governo è andato sotto, cioè la ratifica di un protocollo della Comunità Europea che sostanzialmente attribuisce un seggio in più all'Italia. C'era una proposta della maggioranza che prevedeva sostanzialmente questo deputato, per tutta una serie di, diciamo, meccanismi che vi risparmio, andasse alla maggioranza. C'era un'altra proposta dell'opposizione che prevedeva che questo deputato andasse alla UDC. Futuro e Libertà ha votato con l'opposizione e il governo è andato subito sotto alla prima votazione. Abbiamo iniziato poi la discussione del decreto Gelmini, discussione che, ancorché contingentata nei tempi, era previsto appunto si finisse questa settimana, ma in realtà la divisione, la spaccatura all'interno della maggioranza hanno portato a numerose interruzioni e anche scivoloni della maggioranza, almeno in un paio di occasioni, sempre perché Futuro Libertà ha votato con l'opposizione, e poi giovedì, arrivati all'ora di pranzo, visto che si era creato un ennesimo intoppo e un ennesimo scontro all'interno della maggioranza, si è deciso di rinviare alla settimana prossima il provvedimento, che dovrebbe essere concluso nella giornata di martedì. Questo, diciamo, è il quadro della situazione di questa settimana, che evidenzia, come vi dicevo all'inizio, sostanzialmente e conferma una situazione di crisi assoluta all'interno della maggioranza, ancorché ci sono dichiarazioni di tutti i tipi che un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra. L'unica cosa che i voti e l'azione parlamentare dimostra è che questa maggioranza e questo governo, soprattutto, è arrivato a capolinea, che sarebbe bene che rapidamente si passasse a una fase nuova, ma ovviamente di questo ci occuperemo la prossima settimana, che sicuramente prevederà qualche altra occasione nella quale il governo non mancherà di fare un'altra brutta figura. Ve ne parleremo ovviamente la prossima settimana.